close my eyes and I can see the world that's waiting up. Un pensiero dolce, un prodotto di bellezza, una cosa calda e un passatempo sono gli oggetti che possono comporre le scatole di Natale, un progetto messo in campo dall'associazione Viviamo il Poderino per le persone sole del quartiere. Il cuore e la solidarietà dei soci e dei residenti stanno facendo breccia anche in occasione di questo Santo Natale, una festività che sarà più particolare del solito a causa della pandemia, che in alcuni casi costringe a stare lontani dai familiari e dalle persone più care. Quest'anno l'associazione Vivere il Poderino, che abitualmente è solita fare una festa nella nostra piazza Unità d'Italia con tanto di mercatini, iniziative con i bambini dell'asilo e della scuola, quest'anno per ovvi motivi, per questo Covid che ci ha costretto tutti a stare a casa, ha deciso di sostenere un progetto importante dedicato proprio alle persone sole, quelle che avranno un Natale difficile in solitudine e con pochi mezzi. Quindi abbiamo invitato tutti i nostri soci, sostenitori, tutti gli abitanti del nostro quartiere, anche no, di pensare a un piccolo dono da regalare a queste persone che troveranno un momento di sostegno, di felicità. È importante anche scrivere un piccolo biglietto semplice di auguri. Le parole sono molto importanti per queste persone, forse più del dono, cioè il dire: guarda, ti auguro buon Natale, t'ho pensato. Ecco, per noi questo è molto bello. Possiamo inserire dentro questo dono, destinato appunto, come diceva la nostra Presidente, a tutti quanti, bambini, persone adulte, uomini, donne, tutti quanti, possiamo inserire innanzitutto un nostro pensiero, quindi un ricordo proprio che vogliamo fare, una dedica proprio che vogliamo fare ai nostri amici che sono soli in questo momento, perché il centro proprio della nostra associazione è la relazione, e quindi la relazione ci tiene vicini anche con questa iniziativa. Mettiamo dentro un piccolo dono, mettiamo dentro un pensiero, mettiamo dentro quello che abbiamo per sentirci vicini a queste persone. Dove si possono recapitare? Allora, possiamo recapitarli, come vedete, presso l'associazione Vivere il Poderino il 18 e il 20 di dicembre, dalle ore 17 alle ore 18, oppure tutti i giorni, per chi non può, presso la pasticceria Le Terrazze, in qualsiasi momento. Every room inside is filled.